Oggi percorsi nuoto alla Lamezia Terme. Dopo aver girato in lungo e largo per l'Italia, giochiamo in casa con Arvalia Lamezia. Oggi chiusura di stagione, gareggeranno tutti gli atleti, verranno riconosciuti tutti gli atleti di questa stagione e devo dire grandi risultati raggiunti da Arvalia Lamezia. Noi adesso sentiremo i protagonisti che ha permesso tutto ciò, insomma andiamo a vedere cosa succede a Porto Vasca. Percorso di nuoto oggi alla Lamezia, diciamo che gioca in casa perché insomma abbiamo seguito gli internazionali di nuoto, siamo stati un po' in giro in lungo e largo per l'Italia, finalmente si ritorna a casa e vedere lo stadio del nuoto della Lamezia col pubblico è tutta un'altra cosa. Sì, finalmente siamo orgogliosi di presentare l'apertura degli spalti aperti. Dopo un anno e mezzo, finalmente oggi, 30 giugno, stiamo facendo la cerimonia di chiusura della stagione sportiva 2018-2019. Abbiamo i bambini della scuola nuoto che stiamo premiando con la consegna dei brevetti e in più oggi facciamo finalmente la presentazione ufficiale della nostra squadra agonistica. Infatti, come può vedere, sono scesi in acqua dei bambini della squadra agonistica proprio per aiutare i bambini della scuola nuoto, e questo è veramente senza alcun aver organizzato nulla, spontaneamente, è stato veramente bello. Presidente Carmine Mazzei, un anno molto difficile senza pubblico, però l'Arvalia Lamezia ha dimostrato che con tutte le difficoltà che ci sono state è aumentato le categorie, il prestigio delle gare a livello nazionale. Sì, certo, nonostante le grandi difficoltà di quest'anno che veramente hanno minato, soprattutto la scuola nuoto ha risentito di questo perché i genitori giustamente volevano assistere alle lezioni, erano abituati a farlo, però noi abbiamo fatto capire che la chiusura degli spalti non significava scadenza di qualità della nostra scuola nuoto e dei nostri istruttori, che manteneva tutto invariato, non è cambiato nulla. E fortunatamente i genitori l'hanno potuto vedere e sono rimasti insomma a noi fedeli. E però grande soddisfazione sicuramente per la nostra squadra agonistica che l'abbiamo portata anche a livelli nazionali. Il 10 luglio porteremo la nostra squadra di salvamento a Roma. Oggi abbiamo i nostri tre ragazzi a Scansano sullo Ionio, quindi grande soddisfazione. Bene, perciò possiamo dire che si preannuncia una stagione 2019-2020 con grandi eventi. Grande novità a livello agonistico, perciò ci auguriamo che questa defiance che c'è stata di quest'anno per problemi non dovuti all'Arvalia si sono risolti, perciò cresceremo con tutto il resto. Certo, la prospettiva è sempre quella della crescita, le basi ci sono, le prospettive ci sono, quindi confidiamo che possa crescere. Grandi risultati nel nuoto regionale, interregionale e nazionale, grazie alla tua esperienza, grazie al tuo grande lavoro. No, io devo ringraziare principalmente la società che mi ha messo nelle condizioni di poter operare nel miglior modo possibile all'interno di questo bellissimo impianto, con tutte le difficoltà che tu hai detto, però io la piscina è fenomenale. La partecipazione della società è molto, molto accurata, per cui ho avuto a disposizione tutti gli strumenti per poter far bene e sono stato ripagato e penso anche la società sia contenta del lavoro che è stato fatto quest'anno. Dicevo prima al Presidente che diciamo, con tutte le difficoltà siamo cresciuti, abbiamo risultati a livello nazionale, i ragazzi anche a livello agonistico stanno facendo buoni risultati, avremo il salvamento nei campionati nazionali a Roma giorno 10, insomma è grande prospettiva anche per il futuro a questo punto. Sicuramente partecipare ai campionati italiani con 16 atleti più Niccolò che parteciperà alla sessione successiva
è una grande soddisfazione. Anche la Aurora Furci ha partecipato ai campionati italiani di fondo a Riccione, ma la grande soddisfazione è che abbiamo tre atleti nella rappresentativa regionale nazionale, che figura di soli 10 atleti della Calabria. Tre sono nostri: Angelo Talarico, Ilaria Matti Altadonna e Grasso Leonardo. Questo per noi è stato un grandissimo risultato. Ciò possiamo dire, stagione con chiusura positiva, avremo un'altra bella stagione nel 2019-2020. Io credo abbiamo messo le basi per poter fare un discorso di altissimo livello. Chiaramente ci vuole un po' di tempo, però la partenza è stata veloce, abbiamo bruciato le tappe, abbiamo la squadra esordiente più forte della Calabria nel giro di un anno e mezzo dalla scuola nuoto. Abbiamo portato atleti nelle categorie esordienti e in questo momento siamo la prima squadra della regione, per cui anche questo è stato un grandissimo risultato. Grazie alla scuola nuoto di Enzo Mirante, ai suoi istruttori che sono altamente professionali, e un grazie ancora alla società. Ebbene, incontriamo, diciamo, chi poi il direttore tecnico che organizza un po' il tutto. Dopo un anno di penalizzazione, diciamo, non dovuta ad Arvalia, si ritorna al vecchio splendore, Simone. Sì, decisamente sì, siamo contenti, questa è una nuova rinascita dopo anni di, diciamo, di resistenze burocratiche che hanno, diciamo, limitato l'esposizione e le attività sul territorio. Finalmente ritorniamo alla nostra ordinarietà, che poi è fare le manifestazioni, essere presenti sul territorio, fare attività di socialità, e oggi, diciamo, è una delle occasioni migliori, che è proprio quella della consegna dei brevetti, e in quell'occasione faremo anche una bellissima sfilata della nostra squadra esordiente a categoria. Diciamo appunto prima che un anno di difficoltà, e con tutto ciò Arvalia Lamezia ha dimostrato di essere veramente, di credere in questo percorso di nuoto, un gioco di parole anche con la nostra trasmissione. Insomma, con molte difficoltà, senza pubblico, abbiamo portato atleti a livello nazionale, è la, diciamo, la società prima in classifica in Calabria. Sì, beh, devo dire, percorsi di nuoto è proprio un concetto, è uno stile, perché per arrivare alle conquiste bisogna fare un percorso e seguirlo, raggiungerlo. Noi abbiamo sempre creduto nella crescita, che è fatta di lavoro, di onestà, di sacrificio, e alla fine credo che poi, per quanto poi esistono resistenze e ostacoli, gli ostacoli si superano sempre, e questo è il concetto che diamo noi alla gestione e che trasferiamo anche poi nella squadra, perché i risultati di oggi sono il lavoro di 4 anni fa, cioè di organizzazione del vivaio, di allenamento, di selezione, e quindi questo è il, non si raggiunge niente senza il lavoro. Devo dire che poi Simone è anche responsabile della testata giornalistica Percorso di Nuoto, che si sta facendo conoscere un po' a livello nazionale e internazionale. Siamo stati gli internazionali di nuoto, i 7 colli, abbiamo fatto un bel percorso, insomma anche questo è stato un sacrificio organizzativo. Si continuerà su questo percorso? Assolutamente, è ormai è un percorso intrapreso, adesso più che una strada sta diventando un'autostrada, nel senso che ormai abbiamo fatto uno spunto, un lavoro importante è stato quello di costruire, lanciare l'idea, verificare la sua efficacia, e adesso stiamo iniziando a raccogliere i frutti, perché il territorio ci inizia a conoscere e iniziamo ad andare in giro. Siamo ospiti di tutto il mondo del nuoto che conta, che ci invita e ci chiama. E la stessa cosa vorremmo trasferire come concetto anche nel movimento degli esordienti e della categoria, cioè quello di lavorare e andare avanti, perché con il lavoro e la capacità alla fine si conquistano tutti gli obiettivi. Giorno 10 sarete presenti a Roma alle nazionali di salvamento, ci saranno le finali, parteciperanno non so quanti atleti di Lamezia, di Arvale, insomma a livello nazionale, dove noi seguiremo, ma devo dire che questo è stato un ottimo risultato. Sì, sì, certo, questo continua ad aggiungere di più l'importantissimo lavoro che stanno facendo i tecnici, a partire da Massimo Borracci, dall'allenatore in seconda Francesco Strangis e Federico Strangis, che da quest'anno sta curando tutto il settore preagonistico, che sarà poi proprio funzionale alla crescita del movimento. Questo è
è un giusto risultato e merito del lavoro degli allenatori, ma anche del sacrificio dei ragazzi, che chiamo a tutti gli effetti degli atleti, perché si confronteranno in un panorama nazionale, che è il panorama nazionale che conta. E con l'occasione, proprio oggi mentre sto parlando, tre dei nostri atleti sono stati selezionati nella rappresentativa regionale per le finali degli esordienti a Scanzano Ionico, e mi stanno riferendo che stanno giungendo dei tempi molto importanti, e questo testimonia ancora il buon lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto è un attestato di ringraziamento per il lavoro che fanno questi ragazzi, perché fanno allenamenti duri ma lo fanno con grande passione. Simone, parlavamo di bilanci, ma si parla anche di un bilancio tecnico, a quanto ho capito. E dovrebbe essere tutto confermato lo staff per la nuova stagione 2019-2020? Sì, lo staff non solo viene confermato, ma come ogni anno facciamo sempre un passino in più, perché il percorso si fa passo dopo passo. Il prossimo anno ci sarà un potenziamento di tutto il progetto che riguarda l'attività della scuola nuoto, che ricorda essere per la gestione terziaria il nostro fiore all'occhiello, una scuola nuoto molto importante e numerosa che sta dando tanta qualità. E ci sarà l'ingresso del nuovo coordinatore di Vasca, che andrà in questo caso a sopperire al trasferimento di Enzo Mirante, l'attuale coordinatore, che si occuperà di tutto il settore della scuola di pallanuoto, che da quest'anno è partita con il campionato Under 11 e Under 13. La nuova persona che sarà poi presentata, quindi questo sarà un anticipo in esclusiva, sarà presentata a settembre, è Armando Labonia. No, ma Armando Labonia è poi un nome importante per il nuoto. Sì, ha già vissuto le sue esperienze a Crotone, lui è di origine crotonese e viene dal mondo del nuoto, e la cosa per noi importante è che nella sua esperienza crotonese di Massimo Borracci era il suo assistente, quindi questo servirà ancora di più a creare quel lavoro di cucitura tra le indicazioni del gruppo degli allenatori e la scuola nuoto, in maniera tale che la scuola nuoto possa sempre lavorare il più possibile allineata in armonia con le indicazioni del gruppo degli allenatori. Volevo fare una domanda tecnica, qua i ragazzi allenano una vasca da 25, una delle più belle del sud Italia, però non dimentichiamoci, vasca lunga, 50 metri, so che c'è anche una certa collaborazione di allenamento presso la piscina della Marinella. Sì, questo testimonia ancora che quando ci sono la volontà e di creare manifestazioni di intenti per la crescita del movimento, perché poi le rivalità sono rivalità sportive, ma bisogna creare collaborazioni per poter crescere, ed è lo stesso concetto che forse talvolta dovrebbe essere trasferito anche a piani più alti, iniziano a nascere collaborazioni. Noi stiamo facendo l'attività della 50 allenandosi nell'impianto della vasca di 50 della Marinella, e stiamo avendo anche i nostri ottimi risultati, quindi si superano tutti gli ostacoli, anche se una vasca è da 25, poi se uno vuole può andare comunque avanti. Percorsi nuoto, la testata giornalistica che tu insieme al sottoscritto, possiamo dire, al direttore, dirigi con molti sacrifici, insomma con molta professionalità, è arrivato anche un po' nell'Olimpo internazionale del nuoto, insomma ci confermi che ci potrebbe essere la possibilità di avere qualche personaggio di spicco del nuoto nazionale ed internazionale qui alla Mesia? Sì, stiamo lavorando in questa direzione, stiamo costruendo adesso un comitato organizzatore con l'ufficio stampa che si occuperà di organizzare un evento di apertura della nuova stagione sportiva con una serie di testimonial che vengono dal mondo nazionale, proprio perché comunque la nostra società si posiziona a livello nazionale e siamo conosciuti, vogliamo cercare di far capire anche che c'è un impianto e una realtà finalmente che oggi può dire che si può aprire al territorio non solo lamedino ma anche quello nazionale, proprio perché ad oggi quei limiti burocratici che hanno limitato la gestione oggi non ci sono più, e proprio per questo vorremmo dare un rilancio, un grande regalo alla città per far capire ci siamo, l'impianto esiste, è un grandissimo impianto ed è un impianto di livello nazionale. Percorsi di nuoto è arrivata alla terz'ultima puntata di questa stagione, se non erro faremo altre iniziative. Sarà anche per noi, per la testata, un programma ricco un altro anno? Percorsi di nuoto è un'idea vincente e le idee vincenti vanno percorse e rilanciate. Il prossimo anno si lavorerà di sicuro sul rilancio, sapendo che ci sarà un effetto leva importante, che sarà proprio la disponibilità di un impianto a fare attività di eventi, perché il mondo della comunicazione, se non può lavorare con gli eventi, è chiaro che non si può tenere in piedi, non è comunicazione. Oggi abbiamo il piacere di avere anche il nostro Francesco Strangis, insomma uno degli autori di aver portato
il successo della Mesia con il nuoto, giovane giovane, insomma, ci fa piacere. Uno che poi è conosciuto a livello nazionale del nuoto. Francesco, che emozione si prova raggiungere risultati in casa nel nuoto? È un'emozione che non si può descrivere. E io vengo dall'agonismo, è difficile ogni volta capire, cioè sono emozioni diverse, no? Poi il bello è trasmetterle, queste emozioni anche ai ragazzi e fargli capire cosa significa agonismo e farli arrivare più in alto possibile con i risultati, sempre con i vari step da seguire, senza fretta, senza mettere pressione alle famiglie, ai ragazzi. Questo è il metodo per arrivare ad alti livelli, insomma. Francesco, quest'anno la piscina, per quanto riguarda gli sfalzi, è stata chiusa per motivi che ormai sappiamo tutti, però per la fine è arrivata la riapertura, grande pubblico. Sì, è stato un anno difficile perché vedere gli spalti chiusi è di una tristezza infinita. E poi alla fine siamo riusciti e c'è una cornice di pubblico che oggi ci rincuora. E vedere poi agli allenamenti i genitori che assistono a vedere i propri allenamenti, cioè, ci dà più voglia ancora di più di mettere passione e di farli arrivare ogni giorno a casa contenti di aver dato il massimo. Francesco, grandi risultati, dicevamo prima. Quest'anno si va anche ai nazionali di salvamento, finale nazionale all'Olimpico, al Foro Italico, con 15 atleti? Sì, 15 atleti, per noi è stata una novità quest'anno, inaspettata perché comunque l'abbiamo iniziato come un gioco, ci siamo buttati in questa nuova disciplina, i ragazzi sono subito entusiasmati e ci hanno risposto alla grande, facendo subito i tempi per gli italiani. E con molto anticipo rispetto agli altri, c'è un'emozione che è arrivata inaspettata, sinceramente. Se poi gareggiare allo stadio del nuoto sarà un'emozione indescrivibile. La squadra con Borracci, insomma, ha funzionato, è stata riconfermata per l'anno prossimo, insomma siamo diventati la prima squadra agonistica della regione Calabria. Ma sì, siamo la prima squadra a livello esordienti in pochissimo tempo, ma questo è grazie alle esperienze che ci ha portato Massimo, perché comunque un allenatore con esperienza di 40 anni che ha allenato gente a livello assoluto ti trasmette quella sicurezza e quella correzione, ad esempio, in un ragazzo impressionante, no? per l'esperienza che ha. E noi sì, in poco tempo siamo riusciti ad arrivare nelle prime realtà calabresi, ma perché ci siamo messi dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera a costruire una squadra che poi ci sta dando tutte queste soddisfazioni e ce ne daranno altre in futuro. Si spera di arrivare negli anni a portare i campioni italiani di nuoto, diversi atleti e soprattutto puntare ai campioni italiani assoluti. Così poi ci viene a fare qualche intervista là direttamente. Sono un grande parlatore, però questa cerimonia è veramente importante, che dà la grandezza della nostra società. Abbiamo tutti i settori di altissimo livello, a partire dalla scuola nuoto che ci fornisce gli atleti per l'agonismo, e quest'anno siamo riusciti con la squadra esordienti ad essere la prima società in Calabria. Abbiamo una squadra di categoria che per ora è formata da pochi elementi, ma quando andiamo alle manifestazioni importanti ci mettiamo sempre in grande evidenza. Abbiamo 16 ragazzi che parteciperanno ai campionati italiani a Roma, allo stadio del nuoto, ai campionati italiani di salvamento, e poi abbiamo una squadra master che è composta di pochi elementi ma di atleti importanti, fedelissimi, che ci seguono in tutto e per tutto e ci danno un grande supporto. Io devo dare un grande ringraziamento alla società che a me e Ciccio ci ha messo in condizione di lavorare nel miglior modo possibile,
supportandoci in tutto e per tutto. Grazie. Bella puntata oggi del percorso di nuoto qui a Lamesia, presso la piscina comunale di Lamesia Terme. Abbiamo sentito i protagonisti, abbiamo assistito un po' di gare di tutti questi nuovi atleti che ci rappresenteranno in tutta Italia. Bene, non ci resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima con percorsi di nuoto.